Cammini, cammini. Andare piano ti permette di vedere, di sentire, di gustare i profumi. E dopo poco capisci che il vero fascino del cammino non è la meta finale o quella della giornata, ma il cammino stesso. Da qui, dal colle del Monginevro, inizia il nostro cammino, quello della Via Alta, che, seguendo il percorso dell'antica Via Francigena, ci condurrà alla scoperta di luoghi e persone, sino a Vercelli. All'Istituto Superiore di Ulx incontriamo Arianna e Linda, che insieme ai loro compagni hanno realizzato un lavoro di ricerca sulla Via Francigena. Con la nostra scuola abbiamo deciso di fare un progetto sulla Via Francigena. Abbiamo deciso di creare una scheda di raccolta dati scritta in diverse lingue e distribuita in diversi paesi della Val di Susa per sapere le esigenze e il percorso del pellegrino che lo sperimenta. In più abbiamo sperimentato noi stessi un pezzo di tragitto da Ulx a Salbertran per verificare la diversità dialettica. Grazie al nostro lavoro a scuola ci siamo resi conto che la Via Francigena potrebbe essere un'occasione di sviluppo economico per gli abitanti della valle. Dal punto di vista di promozione turistica bisogna far conoscere questa Via Francigena non solo dalle strutture ricettive ma anche dagli abitanti dei luoghi in modo che possano accogliere meglio i pellegrini che sono in viaggio. La Via Alta passa qui, sovrastata dalla mole dell'ardito viadotto dell'autostrada e accanto ai preziosi vigneti di Chiomonte. Qui c'è ancora gente che crede nella montagna, che vuole vivere delle risorse della terra, come il giovane vignaiolo Stefano Turbil. La mia attività qui in montagna mi consente intanto di fare un lavoro che mi piace e mi consente di produrre un reddito per mantenermi e per riuscire ad incentivare anno per anno la mia attività e non di meno consente anche di recuperare in un qualche modo il territorio, perché recuperando delle zone incolte e piantando vigneti nuovi si recuperano appezzamenti di terra lasciati in abbandono per anni. Il nostro cammino prosegue con la visita all'agriturismo Cascina dei Canonici,
dove ci aspetta Jacopo Barone. Nella nostra azienda agrituristica produciamo e serviamo numerose carni, tra cui la carne ovina, la carne suina e moltissimi prodotti dell'ortofrutta. Un altro aspetto fondamentale della nostra azienda è la stagionalità dei prodotti che serviamo. Questo aspetto viene apprezzato moltissimo dai nostri clienti e dai pellegrini che passano qua da noi perché noi siamo un posto tappa della Via Francigena. Siamo nel centro storico medioevale di Avigliana perché incontriamo Nicoletta Molinero che ci parla della sua attività. In Ostello del Conte Rosso passano diversi pellegrini. Passano e sono un tipo di ospiti speciali che hanno un'attenzione rispetto al luogo, e ai rumori, ai profumi e a quello che si trovano intorno, perché il loro cammino è un cammino di attenzione, di osservazione, di pensieri, di parole. E quindi un luogo come questo e come i luoghi di accoglienza dei camminanti è particolare, non è il luogo dove trovi televisioni al plasma o chissà quale bar attrezzati. Qui avrei bisogno di un timbro per il passaggio di oggi. Certamente. La Via Alta, un modo nuovo di fare turismo, rispettoso dell'ambiente, che apre piccole ma numerose strade affinché l'ospitalità sia anche una fonte di reddito. Un turismo dove ogni luogo possa diventare un posto dove stare, dove non sentirsi escluso, dove sentirsi accolto.